San Ludovico da Casoria definiva il Serafico la sua opera regina. Lui venne qui ad Assisi, proprio da Casoria, per istituire un'opera in memoria di Francesco. 143 anni dopo la sua fondazione, l'Istituto Serafico di Assisi è ancora oggi il fiore all'occhiello della città natale del poverello, testimonianza dello spirito di carità, dedizione e amore di Ludovico da Casoria. Proprio qui, in mezzo ai più fragili della società, Papa Francesco aveva voluto iniziare il suo pellegrinaggio del 4 ottobre 2013 e sarà proprio Bergoglio domani a canonizzare il frate francescano campano. È una giornata carica di emozione, di attesa per questo grandissimo evento. Quei bambini e quei ragazzi con gravi disabilità che Papa Francesco aveva abbracciato e baciato come piaghe di Gesù, domani saranno con il Santo Padre a Roma, in piazza San Pietro, per fare festa a Ludovico, beatificato da Giovanni Paolo II nel 1993. All'epoca creare un centro per l'educazione dei sordi e dei ciechi, quando ancora non avevano accesso in alcun modo all'istruzione, fu veramente una novità dirompente. Quello dei ragazzi, degli operatori e degli educatori dell'Istituto Serafico non è uno sguardo al passato, ma nel segno del loro fondatore Ludovico da Casoria, rivolto al futuro, ai diritti degli ultimi e alla giustizia sociale. Stiamo realizzando dei nuovi posti letto per accogliere bambini e ragazzi con disabilità plurime provenienti anche da qualsiasi parte del mondo. Sono quei letti che Papa Francesco il 4 ottobre ci ha ispirato, sono quei letti che il nostro San Francesco qui avrebbe voluto moltiplicare e sono i letti per quei ragazzi per i quali il nostro nuovo santo francescano ha istituito il Serafico.